Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: a distanza di quasi 10 anni dalla fine della storia con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni è tornato a parlare proprio del rapporto con la mamma di sua figlia. Il mondo della cinematografia italiana offre al grande pubblico un livello artistico molto elevato. Tra i maggiori esponenti, non possiamo non citare Leonardo Pieraccioni. Non tutti sanno che il celebre attore fiorentino debuttò nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni. La sua prima apparizione televisiva, infatti, avvenne nel programma intitolato Un Ciak per Artisti Domani, condotto da Carlo Conti. Da allora, un passo dopo l'altro, Leonardo ha iniziato a raccogliere sempre più consensi da parte del pubblico, ma la vera e propria consacrazione sul grande schermo avvenne nel 1995. In quell'anno, infatti, Pieraccioni esordì con I Laureti, la prima pellicola della quale lui è stato sia regista sia attore protagonista. Tra un successo e l'altro, Leonardo ha lasciato spazio anche all'amore. E nel 2007, durante le riprese di uno dei film da lui diretti, Una moglie bellissima, si innamorò di Laura Torrisi. I due sono stati insieme per circa 7 anni, e dal loro amore è nata anche la loro unica figlia, Martina. A 9 anni dalla rottura con Laura, nel corso di una recente intervista Pieraccioni è tornato sull'argomento. Ecco, in tale occasione, quali sono state le sue rivelazioni? Leonardo Pieraccioni torna a parlare di Laura Torrisi. Galeotto fu il set di Una moglie bellissima per Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, i quali, in tale contesto, si innamorarono l'uno dell'altra. La loro storia, sfortunatamente, è naufragata dopo soli 7 anni. E ad oggi entrambi hanno voltato pagina. Tuttavia, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il regista toscano ha affrontato il tema della sua vita sentimentale, e ha ovviamente rivolto un pensiero anche al suo rapporto d'amore con Laura. Ecco, a tal proposito, quanto affermato da Leonardo al suddetto quotidiano: non mi considero un Latin lover. Mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torrisi, con cui ho fatto una figlia. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Le donne sulle crisi di coppia a 40 anni capiscono quello che gli uomini capiscono a 50. Ci sono donne che non sono pronte a fare le mogli, successivamente, sempre a tale riguardo. Pieraccioni ha aggiunto: ora Laura ha 42 anni, e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni, arrivando a 100 anni mano nella mano con il suo sposo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more than men, more seen than a man. So happy I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Just one more man, I